contenti che il Giro d'Italia arriva qui. Abbiamo una giornata stupenda, una città meravigliosa, quindi non si può chiedere di meglio. Credo che sia bello per tutti noi e soprattutto per la città di Lugano. Noi ci mettiamo un po' in mostra anche al mondo intero, cioè che abbiamo comunque un lago stupendo. C'è tanta gente e noi siamo appena arrivati, però vedo che c'è un grande movimento. Poi la giornata penso che è tutto a favore di Lugano. Penso che sia una bella iniziativa, una bella giornata di sole così, penso che sia veramente una bella manifestazione, godibile per tutti anche. Io sono contentissima che arriva per quello che sono qua. È un evento molto, molto importante, tra l'altro la giornata è propizia perché abbiamo la città che splende di un sole luminoso e quindi sarà un perfetto cartolina per tutti i turisti che saranno invogliati a venire qui a Lugano a trovarci. Nel ciclismo c'è un settore che sta prendendo sempre più piede, il paraciclismo. Il paraciclismo negli ultimi anni ha visto sempre un successo via via crescendo. Tra l'altro quest'anno abbiamo la fortuna di avere qua in Svizzera i campionati del mondo di paraciclismo che si svolgeranno a Nottville dal 29 luglio al 2 agosto e quindi sarà anche lì un momento di sport molto molto elevato e mi auguro che ci sarà anche lì una partecipazione così importante come vediamo qui oggi a Lugano. Bellissimo qui, è un paese fatto proprio per il ciclismo. E qua da queste parti è un'emozione, ogni tanto ci vuole. Dopo la tappa di ieri, arrivare a Lugano è una bella cosa per il nostro territorio qua. Lugano è la prima volta che ci siamo, è veramente molto bella. Le tappe quest'anno sono molto affiatate, c'è molta più gente che partecipa e sta seguendo il giro. Mi lascio andare, dico eccezionale, cioè vedo veramente turisti e non contenti di essere quest'oggi a Lugano, è una giornata un po' particolare. Tipo veramente per tutti, farei fatica a dire un ciclista, so che ve ne sono anche diversi che vivono la nostra realtà e le strade di casa nostra per allenarsi, quindi sicuramente un occhio di riguardo per coloro che sono legati in qualche modo al nostro territorio e poi tifo per la città di Lugano e per il Dicastero Sport della città di Lugano. Ma decisamente bello, stamattina ho fatto gli ultimi 10 km, molto spettacolare, poi con una giornata del genere ci sarà da divertirsi per tutti. È da questa notte che sono qui a lavorare e poi sono fermato qui perché il Giro d'Italia è una cosa bellissima. Lugano è il centro del Giro d'Italia, il centro del sport, il centro di Vergnügen. È una bellissima manifestazione, sperabile che ce ne siano altre e più spesso di queste manifestazioni anche per la città, perché poi la giornata è stata favorevole, quindi ben vengano.